cacca. Andiamo, Menicotti, vieni. Scusi, vigile. Buongiorno, signore. Buongiorno, piazza Puccini? Puccini. Piazza Puccini, piazza Puccini. Me ne chiedo un'altra perché questa non la so, signore. Oh. Ecco quest'altra. Oh, ragazzi, guardate un po' chi c'è. Meno male. Forse si risolve la macchina. Davvero? Buongiorno, Marigo. Buongiorno. Fammi sentire l'alito. Anche stamani siamo in evidente stato di ebbrezza. Menicotti segna. Occhio, Marigo, che sono già 3 volte che ti becco questa settimana. Occhio. E alla prossima ti sero le gambe. Occhio. Stiamo attenti, eh. Andiamo. Come ha fatto ad accorgersi, io non lo so. Bella, Merigo? È il primo premio della lotteria di stasera. Vedo che hai già preso il cappuccino stamattina. Non fare tanto lo stupido, o Livorno, che non ce n'è bisogno, per favore, eh? Piuttosto, Livorno, me lo trovi uno come questo qui? Ma che facci cosa? Lo voglio mettere alla mia bicicletta, perché già quello stupido del vigile tutte le volte mi ferma in stato di ebbrezza, boh. Io ci metto il parabrezza, così almeno non mi scoccia più. Però quante biciclette hai te, Livorno? Una moltitudine. Sono quelle che ho affittate ai villeggianti, me l'hanno riportate. Che vuoi, fra oggi e domani ripartano tutti. Beato te, Livorno, che le biciclette te le riportano sempre. A me me le portano sempre via. Ci sono troppi cicloamatori qui intorno per i miei gusti. Che poi dopo la bicicletta la ritrovo, però la pompa tutte le volte sparita. Lo sai quanti me ne hanno rubate di pompe, Livorno? 1500. Lo sai quante sono 1500 bombe? Una moltitudine! Anzi, dammene un'altra, vai, che mi manca un pezzo! Va bene, tieni, offri la ditta! Grazie, Livorno! E poi, lasciali perdere quei ragazzi, mi dico! Lo sai che scherzano? E per non farti fregare la bici, il sistema c'è! Come? Che sistema c'è? A te ti ci vorrebbe un bel antifurto! Come un antifurto? Un antifurto, anzi, guarda, qui una cosina che fa per te! Ecco, mi è arrivato stamane uno stocchi dal Giappone. Questo è un antifurto intelligente. Come intelligente? Intelligente, che parla. Parla? Sì, parla, come un uomo. Quando qualcuno tenta di rubarti la bici, sì, lui se ne accorge. Ma fa come gli altri antifurti che si mettono a suonare. No. Lui ti avverte di persona. Sì. Nella tua lingua poi. Anzi, fammi vedere. Sì, è proprio in italiano. Che culo. Lo vuoi provare? Se me lo fai provare, Livorno, guarda, io sarei contento. Almeno per gli stupidi della banda WhatsApp la smettono di stare a fare. Eh? Acceso. Allora, c'è l'antifurto. A posto. Ecco. Allora lo provo. Occhio alla pompa! Ti fregano la pompa! Ti fregano la pompa! Zitto. La pompa! Ti fregano la pompa! Zitto. La pompa! Zitto. Silenzio! È qui la pompa! Oh, antifurto giapponese! Non riconosci più neanche il tuo patrone! È lì la pompa! Sizzi! Però è intelligente e forte! Occhio! Buongiorno! Ciao, Merigo! Allora io sono arrivato con la mia bicicletta, entro dentro un minuto e la lascio momentaneamente in custodita. Ma è tranquillo, gli si dà un'occhiata a noi. Non fare tanto lo
no, stupido, oh Peppe. Lui è Beppe, io sono Bruno. No, te casomai eri Bruno, ora un pochino meno, sei neutro. E comunque tutte le volte che mi date un'occhiata alla mia bicicletta mi sparisce sempre una pompa. 1500 me ne avete rubati, oh banda bassotti. Ma ora è finita la battia. Ci ho messo l'antifurto intelligente in italiano. Ma intelligente vuol provare? Chi ha scoperto l'America? Cristoforo Colombo, Cristoforo Colombo, Cristoforo Colombo. Intelligente? La nazione più lunga? L'Ungheria. L'Ungheria. Ho visto? Basta. L'Ungheria. Stop. L'Ungheria. Stop, basta, L'Ungheria. Fermo, zitto. È un po' insistente, ma fino a che non ha acciuffato la presa, non molla. Ora provate a toccare la bicicletta. Io entro, eh? Arturo, sì. Me lo fa un favore? Buongiorno, Merico, buongiorno. Buongiorno, me la riempi, per favore, che sono rimasto in riserva. Quello lì seduto lì al tavolino è quello, il corridore, quello... Sì, Mario Cipollini, Mario Cipollini. Buongiorno. Buongiorno. Sono una del posto. Lei è quello che corre il Giro d'Italia, vince sempre tutte le gare. Complimenti. Ecco, siccome anche io mi interessa un po', sono sempre in mezzo con le biciclette, volevo farle una domanda tecnica. Dica. Ma quando lei vince le gare che gli mettono in mano quel bottiglione grosso così di spumante, è inutile che dopo lo stappa e lo butta addosso alla gente che è tutta sotto, tutto quel ben di Dio sprecato, se lo faccio mettere nella borraccia, che almeno quando è in corsa se lo vuoi. Sarebbe una borraccia come la sua però. No, questo non è una borraccia, questo è il portachiavi della mia bicicletta che... Oh, porca miseria. Bravo! Complimenti, sei stato proprio bravo, sì? Dov'è la mia bicicletta? Ah, non hai neanche il coraggio di rispondere, eh? No. E che ti è successo? No, oh Giuliano, non fare tanto il furbo, lo sai cosa è successo? Te e il trio Lescano là, mi avete preso la mia bicicletta e me l'avete messa al terzo piano. Guarda, mi hanno anche rubato un'altra pompa. Lascia perdere, Merico, vieni, mangia un panino con noi, Merico. Vieni. No, io non mangio mai a stomaco vuoto. Capito, vai, vieni. Grazie. Allora ragazzi, com'è questo vino? Una cannonata, dove l'hai preso? Buono, me l'ha regalato il padrone della fattoria del teso. Siccome gli ho fatto il lavoretto e si è trovato bene, mi ha riempito la casa di vino. Pensa che mi ha regalato anche 100 bottiglie di Brunello di Montalcini. È che non ho mai il tempo di andare a prendere, mi toccherebbe andare lassù, a casa del diavolo. E non ci voglio, peccato. Peccato perché vai in aceto. No, noi non glielo permetteremo. Ricevete Venanzio, se mi fai questo favore... Te ne do la metà. No, grazie. E che me ne faccio? A casa mia bevo solo io. Peccato. Allora rimangono dove sono. No, ma come rimangono dove sono? Oh, Giuliano, scusa, ci vado io, no? Aspetta un momento, a me mi potrebbero interessare. No, a te non ti interessa nulla. A te non ti interessa nulla? Ha ragione Merigo, l'ha detto prima lui. Bravo. Merigo, vabbè. Se il vino me lo vai a prendere te, facciamo... fitti fitti. Che facciamo? Metà per uno. Vabbè, d'accordo. Allora, guarda, ci posso andare con calma anche immediatamente? Hai voglia. Il padrone ha lasciato detto di andare a prenderlo quando si voleva. Vabbè, allora io vado. Vai. Ah, scusa, sì, Merigo. Sì. Ce l'hai un carretto? Sì. E una cassa bella grossa? Oh, ci devono stare 100 bottiglie di Brunello distese. Non ti preoccupare, lo stendo bene. Non ti preoccupare. Ah, scusa. C'è mica un abito elegante? Per fare cosa? Sai, è gente benestante. Bisogna presentarsi bene. Ma vuoi, non ti preoccupare, allora quello ce l'ho. Ma sei sicuro che poi ne arrivo lì dopo questi benestanti qui? Dopo me lo danno davvero il Brunello? Stai tranquillo, Merigo, ora li telefono io. Te, basta che vedi e gli dici.
sono venuto a prendere il Brunello. Né una parola di più, né una parola di meno. Chiaro? È chiarissimo. Oh, allereuato, vai, 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 vai. Oh, Giuliano. Oh. Testimoni vuoi, eh? 50-50, eh? 50-50. Va bene, allereuato, perché la strada è lunga. Merigo, fai pure con calma. Tanto di lì non si muove. Ma com'è successo? Morena, non sai che il padrone era debole di cuore. L'avevano operato un sacco di volte. Eh già, gli avevano già messo 3 schipasse. Appunto. E siccome ieri era l'anniversario di matrimonio, la signora ha voluto festeggiare. Hai capito, Morena? E proprio sul più bello, zac, il padrone ha stirato le cuoia. Oh, povero Brunello. Ha permesso? Oh, che c'è? C'è nessuno? Buongiorno. Buongiorno. Non stavo dando una sistemata. Chi cercava? Sono venuto a prendere il Brunello. Ah, perché lei sarebbe quello delle pompe? Come fa a saperlo? Brava! 1500, signora. Accidenti, che organizzazione. Criminali. Ma che lo porta in dice via? Prima che arrivi qualcun altro, perché guardi che non ho fermato uno che voleva venire lui. Aspetti qui, sì. Vado ad avvertire la famiglia. Va bene. Brunello, Brunello, era tanto buono. E poi era ancora così giovane. Di che anno? Del 30, mi pare. Ancora ora tanto giovane, però quell'annata, buono. Ci mancherà tanto a tutti. Oddio, problemi a sostituirlo mi sembra che non ne dovreste avere così a occhio. Buongiorno. Buongiorno. E lei sarebbe quello delle pompe? Ah, si spazza la voce, eh? Chiacchierona. Questi sono i miei figlioli. Ma infatti si vede anche a occhio nudo che c'è una certa somiglianza fra i due. Ma scusi, non sarà d'accordo per domani? Ora guardi, evitiamo delle polemiche inutili. Suo padre ha lasciato detto di venire a prenderlo quando si voleva, ma mi si voleva oggi di conseguenza. A me mi sembra un po' prestino. Ancora. Va bene, se il babbo ha lasciato detto così, dobbiamo rispettare le sue volontà. Ma sì, facciamo subito quello che dobbiamo fare. Leviamo in vendita i fiaschi, scusi, non pensiamo... Scusi, pazienza, ma a me mi... Scusi, in che senso leviamo? Perché a me mi risulta che siano bottiglie, no? No, guardi, veramente il modo di dire è leviamo il vin dai fiaschi. Ah, per modo di dire, allora per modo di dire. Quindi tutto pronto, il carro è fuori. Il carro è fuori, ora voi due mi venite a dare una mano senza stare qui a fare tanto i discorsi e che viene buio, forza. Ma lei è venuto da solo? Solo, con chi dovevo venire? Già devo fare 50-50 con quell'altro, se vengo in compagnia. Io devo fare le cose fatte regolari. E quello sarebbe un carro funebre. Oh, ma tu cosa gli hai chiesto al telefono? Ma io ho chiesto una cosa umile e semplice. Come avrebbe avuto il babbo, spartana? È davvero una cosa semplice, ma qui stiamo esagerando. Oh, che ne so io, eh? Aspetta, diamo un occhio. Mi scusi, eh? In questa cassa non vedo nessuna imbottitura. Non c'è nemmeno un cuscino di raso. Cuscino di raso? Ma che cuscino di raso? Ci mettiamo un po' di paglia laterale, l'importante è che non si aborti di qua e di là. Ma che cuscino di raso? La paglia.
No, no. Mamma, no. No, nessuno no. me lo porterà via. Tranquilla, mamma. Nessuno mi porterà via il mio Brunello. Oh, signora, il Brunello ormai non è più suo. Come glielo devo dire? Ha ragione, ormai è del signore. Sì, ma il signore me lo sta portando via troppo presto. Troppo presto, oh signora. Sera del 30 in casa c'è stata anche troppo. Ma io non lo rivedrò mai più, mai più, ma mai più. Mi fa male forte, signora. Stia calma e tranquilla. Nessuno me lo renderà più. Signora. Oh, nessuno sa il vuoto che lascia. Oh, signora, io ai vuoti glieli rendo, non si preoccupi. Ecco, lasciate la burra qua, piano, bravo. La cassa è pronta. Allora, signora, io vado a rivederci tante cose. Mi raccomando, su con la vita, su con la vita. Grazie di tutto e speriamo di rivederci presto. Io. È inutile che fate questi musi lunghi a fare. Allora io vado, Visti? Allora qui c'è qualche cosa che non va. Scusate, ma dove vi credereste di andare tutti? Oh signora, guardi. Lei a questo Brunello gli deve mettere una bella croce sopra e non ci pensi più. Oh, ma cosa crede? Che noi siamo gente così senza cuore, eh? Noi vogliamo accompagnarlo fino all'ultima dimora, altrimenti da qui non si muove. Va bene, accompagniamolo fino all'ultima dimora, va bene. Però cippe cioppe spingono il carretto, eh? Forza, andiamo. Un'altra volta. Ma dove stiamo andando? Ma non si deve andare all'ultima dimora? Allora si va di qua. Lo saprò dove è l'ultima dimora. Ci sto di casa, lo saprò. Si deve passare dalla chiesa. Se c'è una scorciatoia, me lo deve dire prima. Passiamo dalla chiesa. Se non le so le cose, parlate. Avete voi pazienza. Buon'ora! Oh! Ma dove? Oh bell'amo! Oh bell'amo, si fermi! Si fermi! Ora cosa c'entra il prete? Ora oggi non si può proprio stare tranquilli un minuto! Ma dove stiamo andando? Ma come? Ma avete fatto spostare un matrimonio! Uno neanche finito di mangiare! Per preparare la cerimonia e poi tirata dritto! O che vi devo venire dietro con tutta la chiesa sulle spalle per fare questa messa? La messa? Via, via, sbrighiamoci, portate dentro la cassa. Ma guarda, no, se si possono fare... La messa? No, fermi, eh! Don Perignon!
Tutti dentro! Ma quale messa? Dentro! Ma dove la state portando? La messa! Maria! Ma non è mica un vinsantro! Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Ma che bevetene tutti? Oh! Ma che bevetene tutti? Ma l'hai vista quanta gente c'è? Una moltitudine! Se poi ne bevetene tutti, a me cosa mi rimane? Eh? Siete tutti in comunella, eh? Siete tutti d'accordo con quello stupido di Giuliano, eh? Faini! Allora sapete cosa fate? Tenetevelo pure! Per me questo Brunello è morto! Io glieli rendo cuore! Tutti lì dentro alla chiesa! Dopo mi muovo! Io mi muovo tutti dietro! Ma dove siamo? Al funerale, tutto dietro a fare gli stupidi. L'ultima dimora, cuscino di raso, oh, vieni fuori te. La prossima volta ci mandi loro a fare gli stupidi, a prendere tabula rasa. Ci metti anche te ora a rubarmi la bicicletta. Certo, sei sempre in giro quando apparisce Lourdes, quando dopo devi andare di gozza a Civita Vecchia, poi a Montenero, avanti e indietro. Ma mia con la mia bicicletta però. Va bene, allora io te la lascio, faccio conto di aver dato l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Va bene? Però io domani torno qui con 2 damigiane piene d'acqua, te parli con chi di dovere e vediamo se ce la facciamo a trasformarla in vino. Fatti pepe! Ma che fanno? Una gara! Mario Boris! E io giù il serbatoio basso. Pronti? Posizione! Meno 5, 4, 3, 2, 1, via! Mario! 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 Thank you.
Ma dove? Soffro e non so più scordare il mio perduto amore. Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri qua giù e fai più triste il cuore. Dal cielo scende su te come un manto d'argento, e in questo incanto tristezza e pianto tremano in me. Ora se sana la luce. Oh, ragazzi, non si va via, eh? Si va via. Andiamo, dai. Che nell'attesa fa tremare il cuore. Ragazzi, state pronti al mio segnale, eh? Sì, sì, va bene. Che ne pensi di Plutone? Per farci che? Per andarci ad abitare. Tuo padre, se ci trova, ci fa un culo così. Allora prepariamo il razzo. Mamma, ragazzi, che palle di festa che è questa. Ma che si fa qui? Quello dorme. Via, lasciatelo stare, Amerigo. Ti sei fatto fare 60 km di bicicletta. 55. L'ultimo pezzo l'ha fatta a piedi, perché stavolta la bicicletta te l'hanno rubata sul serio. Davvero? Allora, Eminenza, si sta divertendo, eh? Tantissimo, tantissimo. Purtroppo vi devo lasciare con un certo anticipo. Ma, Eminenza, dopo c'è Tony Corallo. Appunto. Bene, un bel applauso al quintetto Gaio! Ma adesso, gentili astanti, sospendiamo un attimo le danze, perché è arrivato il momento, veramente tanto atteso, dell'estrazione della lotteria! Per questo avrei bisogno, qua sul palco, di una piccola mano innocente, vero, per pescare, ecco, vedete, la fatidica pallina. C'è un bambino, una bambina, che se la sente di salire sul palco? Vengo io! Oh, vieni, vieni, dai, sali su, eccolo qui il nostro estrattore, vieni! Guardalo, bellino, guardalo. Ciao, vieni. Di buonasera al microfono, vai. Buonasera, microfono. Che simpatico ragazzino. Come ti chiami? E so Simone, e so Simone, e so Simone, e so Simone. Oh, vediamo chi porterà fortuna a questo bambino innocente. Pesca, pesca, bel bambino. Ah! Sì, la prendo io. Adesso vedremo chi è il fortunato vincitore di questi ricchissimi premi. Guardate, ricchi premi e cotillon. Primo premio, la bicicletta rossa. Vieni offerta qua, dal tu. Bicicletta a Livorno. Ecco il numero del fortunato vincitore di quest'anno. Suspense, il numero 59. Bene, anche quest'anno. Oh, ragazzi, la bicicletta l'ho vinta io. Ma che schifo, proprio te. Ma che culo c'hai, Livorno? Davvero.
accompagnato dai mitici del quintetto Gaio. Eccoli qua. Lui, l'unico, l'inimitabile, Tony Corallo! Eccolo qua! Il dalmata di Rovigo! Che ospite, ragazzi! Tony Corallo e la sua musica! Tony Corallo è sempre Tony Corallo. Sempre, sempre quello. Non cambia mai. Lauretta mia, bimba adorata, la serenata la canta papà. Cara Lauretta, vieni in Lambretta, che questa sera ti voglio baciare. Tutti insieme, tu bene! Lauretta mia, bimba adorata, la serenata, la canta papà. Cara Lauretta, vieni in Lambretta. Hand in hand, that's how we'll be. It's just a dream, my destiny. Baby, take a chance on me. Love fantasies, please let me be your desire. You said to me, made me feel in ecstasy, and the sweetest melody I try to sing, making the feelings arise. Sono la bicicletta rossa. Vieni, sono la tua nuova compagna. Ma te non sei la bicicletta che ha vinto Livorno? Sì, però io non ci voglio stare con Livorno. Sai, lui ne ha tante. Una moltitudine. Per me sarebbe come vivere in un harem. Invece io ho bisogno di qualcuno che pensi solo a me, che mi protegga. Ma in questo non ti posso garantire nulla, perché guarda, io sinceramente qui come ti giri... Dai, cosa aspetti? Prendimi e portami via con te. Bene. Allora ti porto via con me, eh? Scusa se ti tocco il sellino, non vorrei essere maleducato. Allora adesso ti porto a casa mia, ma non ti lascio mica fuori, eh? No? Ti porto in casa con me, almeno stai tranquilla, sei al sicuro e domattina ti compro un bel portachiavi da 2 litri nuovo di zecca. Fai quello che vuoi, ormai sono tua. Brava donna, sì, brava donna, sì, brava donna, sì. Peace!
Merito mio sono stato io. Grazie, grazie. Babbo! Oh! Si vede il marsupio? Si vede, si vede! Bravo! Fatti vedere, abbi il coraggio di venire allo scoperto. Zitto e cammina, piccolo delinquente. Sorelle, guardate un po' chi vi ho portato. Adesso questo bambino, per punizione, dovrà dire 100 volte ad alta voce: Simone è un bambino cattivo, capito? Rispondi, signor sì, signora. Che cosa avete da guardare voi due? Dove sono? Grazie, nonno! Casco! È passato un casco, è passato! Io non ho visto niente! Ma come è passato lei qui? Gotti, ce l'avevi il casco? Sì! E allora è in regola! Marianna Gani, che ore sono? Mi devo essere appisolato. Thank you.